SIDIP si fonda fondamentalmente sulle persone. Grazie a loro riusciamo a erogare il servizio e sono loro l'ultimo miglio che, quando si va dal cliente, riescono a portare il beneficio e l'investimento che un'azienda ha fatto per loro. Negli anni ci siamo resi conto che più andava avanti il mercato, più le condizioni sociali scendevano, più le imprese venivano chiamate a essere un po' il nuovo welfare state. Lo Stato non riesce più a garantire alcune cose e chiede agli imprenditori di rinnovarsi. Glielo chiede senza dargli le istruzioni. E quindi SIDIP ha pensato bene di poter cominciare ad avvolgere questi dipendenti in un benessere sociale. Beh, ne è venuto fuori che i servizi principali intorno alla persona era il welfare che loro si aspettavano. Così è nato Merito Game, dove noi volevamo premiare la persona, dare questi servizi però in una forma un po' innovativa, attraverso un videogioco. Quindi loro vengono tutti i giorni, timbrano attraverso il loro device dove sono, che cosa stanno facendo. Se lo fanno bene, come li abbiamo programmato, allora in questo caso vengono premiati, quindi gli arriva un punteggio, e fino a qua niente di innovativo. Ma se hanno delle non conformità, quindi se non fanno bene il servizio, allora in questo caso sono autoresponsabilizzati a chiudere la non conformità in autonomia. Questo significa risparmio per l'imprenditore, perché non viene utilizzato il back office per gestire le non conformità, le chiamate con il cliente o con il committente. Si autoresponsabilizza il dipendente, il collaboratore, e queste non conformità non tolgono via il punteggio che lui ha accumulato con tanta fatica. Poi premiamo, da un anno e mezzo premiamo l'attività sociale, perciò collette alimentari piuttosto che donazioni di sangue, di midollo e quant'altro vengono pagate da SIDIP, sia la giornata, come è giusto che sia, dal contratto nazionale del lavoro, ma viene pagata doppia. Questo aiuta, insomma, i nostri collaboratori ad avere un risvolto, un cuore sociale, e poi riescono a rinfondere all'interno del lavoro. Se hai passione per la vita, riesci ad avere passione anche per il lavoro. Quindi Merito Game per noi è stata un'innovazione strumentale, digitale, e ci ha permesso poi di farli atterrare su piattaforme riconosciute dallo Stato per poter cercare, appunto, di sopperire a uno Stato che non c'è più nel discorso del welfare. Il collegamento fra l'innovazione digitale di processo e di sistema, che aiuta l'imprenditore a essere più efficace ed efficiente, abbassare i costi fissi e quindi cercare di abbassare le inefficienze, diventare sempre più preciso, questo ti permette di scalare la classifica all'interno di questo mercato e ti aiuta a prendere mercati e clienti differenti. Se riesci a unire questo tipo di processo industrializzato e lo metti a sistema con una piattaforma di motivazione, dove se fai bene le cose allora ti premio più degli altri, che non è più un competere ma è un co-opetere, cioè vuol dire che c'è una cooperazione fra di loro e c'è una competizione sana, allora riesci insieme a prendere il risultato dell'efficacia e lo riesci a trasformare in benessere. Il nostro lavoro ancora oggi è creare nuove collezioni, creare disegni, mantenendo un aspetto manuale. La tecnologia ha aiutato è uno strumento che ha aiutato a velocizzare o comunque a dare del valore aggiunto. Noi, essendo artigiani, facciamo pezzi unici, quindi alla fine la macchina non sostituirà mai quello che sono le necessità nostre, cioè la capacità di creare. La creatività è alla base del nostro lavoro, la creatività te la dà l'uomo, e la manualità anche, quindi proprio lo sviluppo delle tecniche, eccetera. E quindi penso che tutto ciò non vada a morire, e l'aiuto di quello che per noi è la tecnologia è sempre solo un aiuto. Alla base di tutto ci sono le persone, ci sono i nostri disegnatori, ci sono il contatto col cliente, lo scambio di idee, il come andare avanti a sviluppare determinate tematiche, ma non tutto ciò che è comunque un rapporto ancora umano.
abbiamo creduto sempre molto nel portare le nostre idee, la nostra creatività all'estero. Noi ancora oggi, da buoni artigiani, prendiamo le nostre collezioni, le nostre valigie e andiamo a portarle in giro in tutto il mondo. Questo penso che per i clienti, tra l'altro, sia un modo diverso di dare valore a quello che comprano, perché apprezzano il fatto che comunque noi fornitori ancora oggi andiamo in casa loro, proponiamo il nostro prodotto e abbiamo uno scambio proprio interpersonale. Anche il fatto di andare porta a casa un bagaglio utile per poi continuare a fare il nostro lavoro al meglio, andare fisicamente e toccare con mano quelli che sono i mercati. Questo forse è un po' la nostra forza. La trasmissione del sapere avviene con un affiancamento continuo. Lo studente, ex studente, lavoratore, entra in azienda e si affianca subito con i nostri collaboratori. Dalla nostra parte chiaramente c'è una supervisione, andare a verificare quanto sia il gap, perché effettivamente c'è un gap tra quello che è la scuola attuale, l'insegnamento e quello che è il mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro cresce in una maniera, la tecnologia cresce in una maniera veramente vertiginosa. Stiamo cercando, anche con un ragazzo appena assunto in questo momento, di andare a colmare questo gap, quindi andiamo a verificare effettivamente lui cosa sa e quali sono le nozioni che ha preso da scuola e andiamo giorno dopo giorno a dargli delle piccole, dei piccoli mattoncini per la sua crescita, sia professionale e si spera anche personale, perché poi fondamentalmente il lavoro è anche poi è parte della vita. Siamo stati contattati dall'Istituto Tecnico, ci hanno chiesto la disponibilità per appunto un progetto di alternanza scuola-lavoro e abbiamo accettato e quindi abbiamo cominciato a fare questa esperienza. Il giovane è un investimento perché il giovane è il futuro, quindi io decido di investire in qualcosa, in una persona, perché il futuro dell'azienda e poi in mano anche a loro, e quindi se decido di investire, decido di investire su qualcuno che negli anni possa seguire quello che è la direzione aziendale, la crescita aziendale. Il discorso è innovarsi sia a livello di personale ma anche di tecnologie. Stiamo puntando a come obiettivo di avere zero carte in ufficio, quindi avremo una digitalizzazione completa da quello che è l'offerta al nostro cliente a quella che è poi la fattura. Il giovane rispetto magari, ma già uno della mia età, quindi magari un ragazzo di 20 anni, è sicuramente molto più dinamico e molto più duttile, malleabile, e, diciamo, tende ad assorbire un po' di più quello che sono le informazioni, soprattutto dal punto di vista digitale, perché i giovani d'oggi sono a livello digitale delle spugne. Il valore aggiunto può essere quello di portare l'azienda a uno step successivo, che poi è lo step obbligato per le aziende che vogliono andare avanti nei prossimi anni. Gli si dà la possibilità innanzitutto di un posto di lavoro, quindi una possibilità, e già questo è molto importante. L'azienda capisce effettivamente se c'è la possibilità di un proseguo a livello aziendale e di una crescita. È fondamentale avere un allacciamento continuo, un continuo feedback tra quello che è il mondo delle scuole e il mondo del lavoro. E solo così, secondo me, le aziende italiane possono ritornare a essere competitive sul mercato.